Questa decisione del commissario prefettizio segue innumerevoli attività preventive da parte non soltanto delle forze dell'ordine, quali la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, ma anche della Polizia Municipale e molti esposti dei cittadini. Quindi e infine anche chiusure, o meglio, sospensione della licenza del questore ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Quindi è stata fatta sì e viene fatta in continuazione un'attività di prevenzione ed è proprio sulla base delle sue risultanze che è stato possibile formulare questa proposta al Comune di Viareggio. Così il questore di Lucca, Alessandro Giuliano, spiega l'origine dell'ordinanza del commissario di Viareggio, firmata dopo che polizia e carabinieri hanno fotografato una situazione ormai insostenibile sul piano della sicurezza. Lo stop serale e notturno alle attività, che scatta da mercoledì 19 ottobre, scatena subito reazioni politiche, specie nel centrodestra. Un plauso alla scelta del commissario arriva dal coordinatore di Forza Italia, Alessandro Santini, che sottolinea la sinergia del comune con la prefettura. Gli fa eco Massimiliano Baldini, Movimento Cittadini, che parla di un atto coraggioso e necessario. Soddisfatta anche la Lega Nord. L'efficacia del provvedimento varrà valutata nel tempo. Chiaramente gran parte di quella che è l'insicurezza che sentono i cittadini nella zona nella quale anch'io vivo è legata all'attività di queste, è legata ai soggetti che frequentano queste attività. E dunque è naturale che una chiusura, almeno anticipata, di queste attività speriamo possa dare maggior sicurezza al territorio. Non soltanto la politica interviene, Confcommercio Viareggio parla di un atto doveroso, evidenziando tuttavia la necessità di un piano delle funzioni che stabilisca quali tipi di attività possono operare in determinate zone cittadine.